Salve ragazzi, come va? Spero tutto bene. Oggi siamo, come potete vedere, su MotoGP 18 in preparazione per MotoGP 19 che uscirà il 6 giugno, quindi poco dopo il Gran Premio d'Italia al Mugello, nel quale ci troviamo proprio oggi. Infatti oggi correremo al Mugello con il nostro Fabio Di Giannantonio, pole position per noi, ma io direi di scendere subito in pista. Vediamo di azzeccare la partenza perché io non la azzecco quasi mai. Attenzione, gas a martello, scatena d'inferno che vinca migliore. E si parte, parte la griglia d'Italia e ottimo spunto da parte di Filippo Ottel e tutti, Martin, Bezzecchi, tutti tranne noi che ovviamente siamo partiti male, ma vedremo di recuperare ragazzi, vedremo di recuperare perché l'importante è provarci. Prima staccata da San Donato, una curva lunga, lenta in salita, per sbaglio facciamo cadere Bastianini, scusami bestia. Raga, abbiamo iniziato già male, ma scusatemi. Luco, poi Giosecco. Attenzione. Bezzecchi intanto davanti, supera Vettel. E abbiamo Martin, Jorge Martin in terza posizione, il quale l'anno scorso ha vinto il mondiale di Moto3 dopo una battaglia all'ultimo sangue proprio con Marcolino Bezzecchi. Peccato, mi è dispiaciuto un botto per lui, ma sono sicuro che lui il talento ce l'abbia e quindi si potrà rifare in Moto2 e anche in MotoGP. Intanto arriviamo alla Casanova Savelli. Una chicane in discesa, una delle più belle di tutto il mondiale, secondo me, queste due curve, oltre alle due arrabbiate. Eccole qua. Questo qua, ragazzi, è il mio punto forte. Vedete come me li scanso via, raga. E siamo prime, infatti. E siamo prime, vediamo di scappare. Scappiamo, scappiamo. Intanto arriviamo alla scarperia Palacio dove Marquez è caduto l'anno scorso qua. Attenzione, Di Giannantonio. È primo. E non voglio usare rewind, raga, ve lo dico. Di Giannantonio comanda, attenzione, Di Giannantonio, incredibile! Marco Bezzecchi alle sue spalle, tutta linea davanti a tutti, il cambio d'Italia! Si arriva al correntaio dove nel 2016 Rossi ha fuso il motore, una disfatta per tutti gli italiani, penso che quella gara lì sia ricordata malamente da tutti gli italiani. Incredibile contatto con Martin che cade, raga, questa volta non ne posso niente. Comunque mi sono distratto a parlare e siamo secondi, ma vediamo di recuperare. Mamma mia, quella gara lì purtroppo Rossi l'ha persa, è stata poi vinta da Marquez, imbollato con Lorenzo, intanto cade Antonelli che tra l'altro ha vinto a Jerez la frontera con la prima doppietta del team Sich 58 squadra corse 1-2, Antonelli e Tatsuki Suzuki, il giapponese che raga è simpatissimo veramente. Intanto finisce il primo giro signori, incredibile, Bezzecchi davanti a tutti, Di Giannantonio, Ottel, Canet, Rodrigo, Ramirez, Dalla Porta, Masià, Migno e Arbolino, questi i primi 10. Prendiamo la scia, prendiamo questa staccata, proviamo, 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 attenzione, Di Giannantonio. Entra su Bezzecchi, attenzione, la San Donato, va sull'erba poi, Di Giannantonio. Luco poi Giosecco per lui. Incredibile Di Giannantonio. No, raga, no, no, raga, no, 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 raga, no, no, raga, non ci voglio credere, no. Ci troviamo, guarda un po' che ci troviamo, Jorge Martin. No, raga. Non ci voglio credere, no. No, raga, no. Cavoli. Mannaggia, mannaggia, non ci voglio credere. Dai, vediamo di arrivare nei primi 15 almeno. Dai, Bezzecchi, scusate, Di Giannantonio. Bezzecchi là davanti, cavoli. Attenzione. Su Martin. Entriamo su Martin, cattivi, attenzione Di Giannantonio, intenta recuperare purtroppo, partito dalla pole position per un errore stupido ragazzi, veramente, non ci voglio credere, siamo costretti a fare il rimontone, a parlare montata ragazzi. Attenzione Martin si dà alle nostre spalle, ma noi siamo un po' più veloci di tutti, però se si levassero dal cavoli, porca miseria, sti qua, con tutto il rispetto però, cavolo raga, che cavolo, ok, ho usato il rewind. Scusatemi se l'ho usato, ma l'ho usato. È rientrata la sua moto e mi è venuta addosso, quindi l'ho usato. Vediamo quale abbiamo detto di recuperare. Tra l'altro Loris, non so se lo sapete, ma si è ritirato. Ha litigato, credo, con il suo team. E qua Nicolò Bulega, l'altro italiano che è passato anche in Moto2 lui. Dai, sta andando abbastanza bene, spero che anche lui riesca a vincere. Uraca, come ci è partito qua al posteriore? Kaito Toba, che ha vinto in Qatar la prima gara. Ed è Alemán invece era sul podio, ma Canet con un'entrata un po' dura l'ha mandato, cioè l'ha toccato e quindi non è più arrivato sul podio, si è anche arrabbiato, ma ragazzi queste sono le gare. Intanto inizia l'ultimo giro, attenzione!
Di Gian Antonio? Incredibile! 17esimo? Dai, ce la facciamo, raga, nei primi... No, porca miseria. Scusatemi, però non l'ho fatto apposta. Dai che ce la facciamo, raga, nei primi 15, ce la facciamo. Basta crederci, ce la facciamo. Credendoci, raga, è molto tutto più facile. La prima persona in cui dovete credere, ragazzi, siete voi stessi. Ce la faremo, raga, ce la faremo. Arriveremo nei primi 15, intanto qua Alonso Lopez. Davanti a grande Fabione di Gian Antonio, il romano. Attenzione, ci provo qua, raga, ci provo qua, alla Casanova. Incredibile, di Gian Antonio, una staccatona per lui. Ed è dentro, dentro di Gia. Raga, 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 forza, forza, che questo è il mio punto forte. Intanto Lopez ci ripassa, ma noi lo ripassiamo. Ripassiamo Lopez di Gian Antonio, arriva l'arrabbiata 2, ce la può fare, raga, ce la possiamo fare. Darin Binder e Dennis Foggia davanti a noi, ce la possiamo fare, raga. Lungo la scala per Paggio, dove l'anno scorso Marquez fece felice tutti gli italiani, però, raga, no, raga, no, 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 no. Sì, fece felice gli italiani, però l'anno scorso al Mugello è successa una cosa che secondo me non deve succedere, ovvero gli italiani, alcuni italiani hanno fatto una tomba a Marc Marquez, ma questo non, cioè, è una cosa inammissibile, perché comunque i piloti rischiano la vita tutti i giorni, quindi non si deve, non si deve assolutamente, raga, perché loro mettono la vita, cioè rischiano la vita ogni gara, ogni giorno, ogni allenamento, e non si fa questo. O va bene scherzarci, però neanche troppo, diciamo. Attenzione, arriviamo alle biondetti. Usciamo straforti, attenzione, dice Antonio. Dice Antonio, raga, abbiamo fatto rimontare comunque dalla 26esima posizione. Incrociamo qua. Dalla 26esima posizione siamo arrivati 14esimi, ce la facciamo. Ce la facciamo. Eh no, è andato via, ha preso la scia, Dennis Foggia. Niente. Però vabbè, raga. Purtroppo 15esima posizione per me, dopo un erroraccio, raga, ero primo, cioè non ero secondo, vabbè. Mi spiace veramente tanto di aver compiuto questo errore e mi scuso anche per la lunga assenza di una settimana, ma purtroppo siamo alle battute finali con la scuola, quindi sono stato impegnato a studiare. E il prossimo video, i prossimi due video saranno una gara rispettivamente con la Moto 2 e con la Moto 3 in due circuiti, Misano e credo Spielberg. Oppure Sepang, non so. E poi, raga, ho in serbo per voi delle sorprese. Allora, questi due usciranno uno martedì e l'altro giovedì. E poi, raga, ho in serbo per voi delle sorprese, ma non vi voglio spoilerare niente. Vi ringrazio come sempre per il supporto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete e ci si becca al prossimo video. Bellissima, raga!